di libertà e giustizia. Eccola qua, Nadia Lucignano. Dopo ci sono, arriva intanto e salutiamo Marco Dalla Chiesa che è arrivato, in arrivo Marco Dall'Aglio, e abbiamo diverse persone importanti di Firenze e non Firenze che devono parlare. Quindi, oddio, sì. Forza Nadia, grazie. Allora, io sono, diciamo così, onorata e poco, ma sono anche intimorita, perché sono giganti della retorica, dell'argomentazione lotta, della lotta battagliata veramente. Cioè, io veramente mi sento davvero come, insomma, vado. Allora, io ho pensato di ritornare agli origini, infatti, di ritornare a quel 1946, a quel plebiscito, a che cosa ha significato per il nostro paese e a cercarne il valore dell'unità in quel momento difficilissimo. Il plebiscito del 2 giugno del 46, me lo sono scritto per non sbavare, perché io tendo a espandermi e quindi mi devo contenere, per cui ho scritto, vedete, le costituzioni non sono scritte per asfaltare le vie del potere, ma per creare ostacoli, è proprio come la carta scritta, allora ci si scrive i discorsi, ecco. Il plebiscito del 2 giugno del 46 fu definito da Piero Calamandrei, cito da lui, un miracolo della ragione, che sembra un ossimoro, vero? È il segno di una modernità seria e di una corale responsabilità, quindi moralità seria contrapposta al modernismo futurista del regime della velocità esecutivista che era rappresentato dal fascismo, come sappiamo, e anche di Roma. Modernità seria perché accettava l'esito del voto e rifiutava le parole altisonanti e le vittorie che schiacciavano l'avversario. Nei resoconti, mi sono andata a leggere i resoconti di quelle giornate, che poi in realtà non era il 2 giugno quando si votò, ma il 10 giugno quando arrivarono gli esiti di quel plebiscito. Nei resoconti successivi alla vittoria della Repubblica circolava addirittura un ossimoro per raccontare i festeggiamenti. L'ossimoro parlava di pacata euforia. Pacata euforia. Cioè l'inizio della nuova Italia era non nella baldoria, ma nel silenzio, nella serietà e nella compostezza. Qualcuno si lamenta, scriveva Ignazio Silone, e cito autori che non sono per niente molto di sinistra, l'ho cercati di proposito. Qualcuno si lamenta, scriveva appunto Ignazio Silone, cito lui, per l'assenza di un vate, di un capo, in un momento così eccezionale della storia italiana. La democrazia italiana è nata senza capi e senza vati, è nata come attori e con attori collettivi, i partiti politici riuniti nel Comitato di Liberazione Nazionale e senza parole roboanti che parlassero di un momento storico, anche se quello era davvero un momento storico. Quell'atto di liberazione non roboante e pacato era quindi un atto di modernità, così lo definisce il Silone insieme appunto a Calamandrei, un vero atto di nascita, di festa, di letizia, come aveva appunto detto Calamandrei. Ed ecco perciò un atto corale di responsabilità. Le differenze, qui è molto importante che lo capiamo, le differenze spesso profonde tra i protagonisti di quella campagna referendaria, monarchici, antimonarchici, comunisti, liberali, democristiani, socialisti, azionisti, partito dell'uomo qualunque, quindi con tantissime divisioni. Eppure dopo, un momento dopo la conoscenza del risultato, si comprese che quel momento non rappresentò un momento di rottura ma di unione, nonostante lo scontro ideologico profondo, nonostante le divergenze politiche tra i partiti che pilotarono la nascita della Repubblica e poi l'elezione dell'Assemblea Costituente. Raccontano ancora le cronache che i vincitori di quel referendum non volevano ostentare esagerazione nella vittoria,
cito, perché non volevano che questa suonasse offesa agli sconfitti. Tutti gli italiani e le italiane, questa era la condizione unanime, si erano fusi in un patto che era e doveva essere al di sopra di ogni divisione e concezione politica e che aveva il suo documento nell'unità del paese, suggellato da una guerra anche fratricida, guerra contro un nemico esterno e resistenza contro il suo alleato interno. Tutti consapevoli che quel plebiscito era di natalità e non un testo di liquidazione del passato semplicemente, che guardava il futuro. Quindi il miracolo della ragione, ecco la vera modernità, era contenuto nella forza dei numeri con cui la vittoria della Repubblica venne legittimata. Il 10 giugno 1946 venne data lettura del risultato. Racconta l'allora ministro degli interni, Romita, che la comunicazione arrivò alla Corte di Cassazione con i togati che si alzarono in piedi ad ascoltare la dichiarazione, che fu scarna e semplice. Questa era la dichiarazione. Per la Repubblica 12.672.767 voti, per la monarchia 10.688.905 voti. Punto. Niente altro. Una svolta davvero storica, la semplicità, direi quasi la pudica modestia, era la più peculiare caratteristica di quella cerimonia di vittoria. I numeri parlavano da soli, i numeri soltanto, la ragione democratica per eccellenza prendeva la scena, da soli bastavano, senza retorica e senza risentimenti. Davvero, dovevano bastare davvero per dare legittimità di una differenza non grande, poche migliaia, 2 milioni nemmeno, eppure enorme, quel piccolo scarto di voti sigillò un patto di unione fortissimo e duraturo. Ecco il miracolo della ragione che ha reso possibile 70 anni di vita civile democratica. La Costituzione ha unito il nostro Paese, come è e come deve essere se una Costituzione è buona e ben fatta. E la nostra è un'ottima Costituzione, che ha unito nel rispetto delle differenze, come una grammatica comune, ha consentito al pluralismo delle idee, dei progetti di essere leva di una libertà dinamica, di unire i diversi nella lotta competitiva tra visioni di paese. L'impianto antiretorico e di pacata euforia della Repubblica, che celebrava se stessa con quel referendum, era un inizio felicissimo, un atto sia legale che pedagogico, come a voler abituare gli italiani e le italiane a un succedersi di vittorie e di sconfitte, ma sempre sentendo quel fatto fondamentale come un bene di tutti e non di chi aveva vinto, non da far sì che, come oggi si dice, vincere e perdere una campagna elettorale o un governo sia un fatto così eccezionale o cataclismatico. Non c'è nulla di eccezionale se un governo va a casa, anche prima che finisca il periodo naturale di 4-5 anni di elezioni. Nulla. La democrazia è l'unico sistema che, diciamo, dedrammatizza le vittorie e le sconfitte, si cambia continuamente. Ma per il modo, appunto, come si svolge questa campagna referendaria, per il modo violento, volgare, d'attacco, vi è da temere che la Costituzione che ne uscirà, purtroppo, anche nel caso noi riuscissimo a vincere, non avrà più la stessa forza legittimamente unitaria che ha oggi. Quale che sia l'esito, mi sembra di dover dire, vi è da temere che la Costituzione venga vissuta dai vincitori, come dai vinti, come la norma di una parte contro un'altra, e questo è il più grande rischio che corre oggi nel nostro Paese, a mio modo di vedere. I padri costituenti decisero di distruggere le minute delle loro lunghe discussioni alla fine del lavoro dell'Assemblea Costituente, perché sapevano che nell'atto volontario di oblio delle divisioni stava la condizione per cominciare a sentire la carta, quell'esito comune, come un patto di unità tra e per i diversi. Quello fu un gesto saggio. Come si può dimenticare una lotta a tratti furiosa nel linguaggio,
combattuta per di più non ad armi pari come la lotta che combattiamo oggi, poiché una parte ha già da ora un'esposizione e un'attenzione che all'altra è impossibile da ottenere. Ma come si potrà dimenticare l'ingiustizia che abbiamo subito nel trattare e nel difendere le nostre idee? Come cementare un'unità nella diversità se la diversità è da ora vissuta come un problema? Se chi sta da una parte è identificato con la palude. Una lotta così cruenta, così offensiva, che genera risentimento, quando le ideologie non ci sono più a dividere, è un fatto difficilmente da capire, da comprendere. Non abbiamo più ideologie, eppure siamo in grado di dividerci in maniera lacerante su una riforma che dovrebbe dare un potere enorme, diciamo così, alla parte delegata delle istituzioni e non a quella delegante rappresentativa. E tuttavia questo è un rischio concreto, che sarà proprio quello di giungere dopo 70 anni di unione ad una Costituzione che divide e che è divisiva. La Costituzione di una maggioranza che la scrive per poter restare possibilmente in sella il più possibile. Renzi ha detto che se ne andrà nel 2023, ma perché? Ci saranno almeno dei turni elettorali prima. Come fa a saperlo che l'ultimo 2023 sarà lì? Come fa in anticipo a sapere che la maggioranza è disegnata e scritta? Quindi la Costituzione è fatta non per limitare, non per contenere le emozioni o le passioni, ma per asfaltare la strada di chi governa, quindi una funzione opposta di quelle che le Costituzioni dal Settecento in poi dovrebbero svolgere. Certo, il 2 giugno 1946 fu l'inizio della lotta e della vita democratica. La Costituzione divenne da quel momento il documento al quale appellarsi per denunciare arbitri e giustificare politiche sociali che realizzassero diritti proclamati o ne impedissero un'interpretazione ristretta e perfino offensiva, come succede oggi col Jobs Act, rispetto all'articolo 1, all'articolo 4 e altri articoli, a dimostrazione del fatto che la Costituzione, come è stato già detto prima di me, non è fatta di camere stagne, che una parte è strettamente legata all'altra, che la forza della prima parte è garantita a condizione che gli apparati dello Stato e quindi un potere delegato col governo non abbia un ruolo prominente. Non ci possiamo fidare dei poteri delegati, perché siamo democratici e lo siamo davvero, altrimenti non saremmo qui, mi sembra. E infine, a condizione che gli eletti non sentono di avere alcun diritto di prelazione sulla Costituzione, respingendo i cittadini fuori dalla politica, nella zona grigia dell'apatia, come avviene oggi. Questo fu già un bene evidente ai protagonisti del 2 giugno del 1946. Nel 1949 il socialista Rodolfo Morandi, celebrando il 2 giugno in piazza San Giovanni a Roma, denunciava, sono le sue parole, il tentativo del governo, parliamo di governi, di confinare le masse popolari al ruolo di meri spettatori. E poi il partigiano Giacomo Noventa scriveva in quei mesi che, cito, il nemico contro il quale la resistenza popolare italiana combatteva non era soltanto l'ultimo fascismo e l'ultimo nazismo, ma l'indifferenza politica italiana. Ci avete detto, la guerra è finita, andate a casa e buonanotte. L'indifferenza e l'apatia che per molti interpreti conservatori della democrazia sono segno di buona salute della società, per i cittadini sono un problema, perché la democrazia non è solo voto. È stato ricordato qui molte volte il documento della JP Morgan, ma ce ne può ricordare un altro che è ancora più radicale. Nel 1975 la Trilateral Committee, adesso naturalmente un luogo di grandissima appeal per molti nostri politici, ci va la Boschi, anche Di Maio ci è andato, felicissimi di essere in questa grande congrega internazionale. Ebbene, la Trilateral Committee nel 1975 stilò il primo, diciamo così, esposto o risultato dell'analisi sullo stato delle democrazie, che aveva come titolo Crisi della democrazia. Perché era in crisi quella democrazia? Allora, si parla del 1975, crisi soprattutto in quei paesi come il nostro,
nei quali la società civile era troppo attiva e faceva troppe richieste e aveva movimenti e mobilitazioni. Perché in crisi? Perché non aveva il senso dell'autorità e aveva il senso del movimento. Questo è oggi, da 75 ad oggi, e qui siamo. Con la creazione e con questa riforma della Costituzione si realizza pienamente il progetto della Trilateral Committee. Io credo che sia davvero una contro riforma questa è una contro rivoluzione in tutti i sensi, perché restituisce lo scettro ai poteri delegati e non ai poteri rappresentativi, ovvero a noi cittadini, e perché ci toglie la possibilità di una voce. Ma voi ve lo immaginate un governo con un'assoluta e granitica maggioranza cosa potrà fare? Se ha fatto quel che ha fatto con un governo di coalizione raccattata, come è stato fatto il Jobs Act e la buona scuola e chi più ne ha più ne metta, cosa potrà fare dopo? E cosa noi potremo fare in quanto la nostra voce sarà completamente inascoltata, poiché l'opposizione in Parlamento, come già si vede nei consigli comunali nei nostri comuni, ha praticamente una voce flebile, anzi è afona. Per questa ragione bisogna dire che questa riforma non solo è una riforma che tradisce l'idea stessa di una Costituzione democratica, ma che ci riporterebbe davvero ad una situazione di democrazia delegata e non democrazia rappresentativa. Allora, finisco in questo modo. Quando Aldo Moro parlò per primo all'Assemblea Costituente, nei suoi primi discorsi, assegnò all'Assemblea Costituente questo compito. Cito le sue parole: dare alla Costituzione un profilo di piramide rovesciata secondo il criterio di una società progressiva. Piramide rovesciata, cioè mettere sopra quel che si tende a voler mettere sotto, mettere sopra la rappresentanza politica, il Parlamento, il nostro potere di cittadini. Grazie. Verso la svolta autoritaria, l'ha scritto Nadia, dopodiché ci siamo presi tanti impegni accidenti, e lei mi chiamava e dice: ma senti, si dovrebbe dire questa cosa. Ho detto: Nadia, perché non la scrivi subito? Dopo un quarto d'ora era già arrivato il testo, è vero? Ecco, insomma, è stato molto vituperato quel testo, la svolta autoritaria, ma che cos'è questa storia della svolta autoritaria? Invece c'aveva perfettamente ragione, era 3 anni fa, quanto tempo è passato, vero?